E adesso voglio ricordare e rendere omaggio a un amico carissimo che mi ha accompagnato in tante scorribande televisive. Mattia Torre, un grande autore, raffinato, talentuoso, che ha scritto per il cinema e la TV e il teatro, e molti di voi ricorderanno Boris e La linea verticale, solo per citare due dei suoi lavori che sono rimasti nel cuore. Purtroppo Mattia ci ha lasciati, ma per fortuna le sue parole sono rimaste con noi, e per poterlo ricordare questa sera a leggerle si è assegnato a parlare un attore che è stato uno dei suoi principali interpreti. Io lo ringrazio tantissimo per partecipare a questo omaggio a Mattia, e con noi questa sera Valerio Aprea. L'Italia è questo paese che ci passi col treno, ed è pieno di colline verdeggianti e di storia, di pianure, città d'arte e tradizioni, letteratura, poesia, dove a noi però, ecco, in sostanza, soprattutto piace mangiare. Che per misteriose ragioni, che forse si legano ai ricordi della guerra, di questa guerra che a noi ci ha veramente rovinato, noi siamo questo paese a cui piace mangiare. Questo paese vitale e virile che, quando c'è da mangiare, mangia senza troppe storie. Questo paese che semplicemente mangia più di tutti gli altri paesi del pianeta, che pure moltissimi altri paesi hanno vissuto la realtà della guerra, eppure questa fame incredibile non era mai venuta a nessuno. Mai si è saputo di un paese che per decenni dopo la guerra avesse ancora questa fame incredibile che abbiamo noi. Che il massimo da noi è quando dopo cena ti senti poco bene. Lì proprio raggiungi l'apice della felicità. Se hai mangiato e ti senti male, vuol dire proprio che la guerra è lontana. E in queste circostanze noi siamo felici se proprio ci viene da vomitare. Che hai? Stai male? No, sono felice, ma sei giallo, appunto. Che persino ai funerali noi ci ingozziamo, che con la scusa che la famiglia del defunto non deve mettersi ai fornelli, tutti i vicini di casa portano queste tielle enormi di pasta al forno, con la cortese richiesta però di riportare poi la tiella. Che se in Italia a una signora non le riporti la tiella, veramente le dai un grande dolore. Cioè, se vuoi procurare dolore a una signora italiana, allora non le riportare la tiella. Che in Italia non si sa perché c'è questo attaccamento alle tielle che sfiora l'inverosimile. Perché quella che ti ha portato la tiella prova vergogna a chiederla indietro, e per settimane sogna di rientrare in possesso della tiella, e la notte se la sogna di sorridere, invece poi si sveglia e la realtà è diversa. La tiella è sparita, la vita è finita. Una cosa terribile che logora nervi e rapporti umani, ed è un peccato perché una tiella costa 5 euro. Ed è tutta colpa di questa guerra che a noi ci ha rovinato, che probabilmente se non ci fosse stata la guerra, forse il nostro rapporto col cibo sarebbe stato più equilibrato, come avviene in tutti i sacrosanti paesi del pianeta, dove si mangia, e cosa curiosa, per placare la fame. Che noi comunque, anche con le cucine di altri paesi, abbiamo tutta una particolare diffidenza. Al limite una sera possiamo provare a mangiare esotico, ma sia chiaro, non come pasto, bensì come gioco. Così, in una botta di goliardia, come dire, vabbè, stasera facciamo sta pazzia. E infatti sono in moltissimi a sostenere che si può mangiare sì giapponese, ma mai ho stomaco vuoto. Che a noi il cibo non ce lo devono toccare, che al telegiornale, quando fa molto caldo e l'esperto dice cercate di evitare cibi pesanti, mangiate molta frutta e verdura, e noi pensiamo, ma vammo riammazzato,
che noi siamo, rispetto al cibo, un popolo rancoroso e violento, che anche ai buffet delle cene di beneficenza sgomitiamo, ci spintoniamo col signore anziano che dice alla signora anziana spostati, troia, e lei non dice, senta scusi come si permette, lei dice no, no, schiumando dalla rabbia mentre spinge una signora ancora più anziana, muori vecchia, devi morire. Quante pennette conquistate a suon di cazzotti, quante tartine strappate al prossimo, quanto furore per una fetta di bresaola quando a casa abbiamo frigoriferi strapieni e dispense colme. Che a noi le cose che ci logorano non sono gli attentati, la mafia, i servizi deviati, a noi quello che ci logora è addentare un fiore di zucca fritto e non trovarci acciuga. Ecco una cosa che avresti voglia proprio di andare spedito in armeria e sparare a cazzo di cane sui passanti, così. Come in questi paesini che finiscono nelle pagine di cronaca perché uno senza motivo ha preso il fucile, ha sparato sulla gente e tutti a chiedersi perché, quando il perché è di una semplicità disarmante. Non ha trovato l'acciuga e ha svalvolato. Queste sono le cose che ci sfiniscono. Il vino che sa di tappo, le linguine sciape, il riso scotto, ecco i disagi che, se ripetuti, possono farci scendere in piazza. È l'Italia, è la magia, è la poesia dell'Italia, questo grande paese a forma di spuntatura di maiale. Valeria Brea! Voglio ringraziarti per aver letto questo estratto di Gola, un monologo di Mattia Torre, che è un monologo che è diventato un cult, tutti gli attori hanno fatto a gara per interpretare. Tra l'altro voglio dire che in questo libro In mezzo al mare ci sono tutti, no, raccolti questi tutti monologhi che avete naturalmente monologhi. Sette. Letto naturalmente te, che sei stato uno dei suoi attori favoriti, Valerio Massandrea anche un altro dei suoi attori amatissimi, e Geppi Cucciari. Tra l'altro c'è anche un audiolibro con le vostre voci, sempre da questi monologhi di Mattia. Valerio Massandrea verrà a trovarci per sempre continuare questa enciclopedia d'onore per Mattia Torre, che se lo merita. E Valerio, non vuoi dire niente? Allora, non ci siamo commossi. Non mi sembra che siamo stati retorici, avevamo tanta paura. Percorso netto. Percorso netto. A questo punto però Mattia avrebbe detto, dai Esere, falla finita che siamo lunghi. Quindi chiudiamo qua. Valerio Brea!